Ciao raga, benvenuti nella mia vita. Oggi siamo stati invitati da Pane Trita per assaggiare il loro famosissimo panino fatto con la farina di grilli. Cioè raga, oggi mangerò il panino fatto con la farina di grilli, che non so che cosa sia, che cosa vuol dire fatto con la farina di grilli. Quindi andiamo subito ad assaggiare questa prelibatezza. Voi le mangereste un panino fatto con la farina di grilli? Andiamo! Allora, lui è Simone e oggi ci ha portato come aperitivo il sushi dell'amicizia. Allora, ve lo spiego brevemente. Partiamo dal basso verso l'alto, anche in ordine di degustazione, questo è il mio consiglio. Abbiamo il Bastone Roy, che rolla avvolto in granella di nocciola, stracciatella pugliese, crema di pianelle e cipolla croccante. In mezzo abbiamo il Bacon Roy, che rolla avvolto in perle di lido crunchy, spumone al bacon, maiale cipolla, aglio wakame e salsa teriyaki. Per ultimo abbiamo lo Zafferano Roy, che rolla avvolto in sesamo colorato, spumone allo zafferano, pesto di porcina al tartufo, riduzione al balsamico di Modena e crumble di Lamponi. Spettacolare! Avete la salsa di soia, il mio consiglio, non esagerate, non è un sushi di pesce, la carnaggia ha la sua sapidità, ok? Perfetto, buon divertimento! Mille. Grazie! A te! A dopo! A dopo! Yum yum! Ciao Katia, molto bene, grazie. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, è la prima volta che vengo e devo dire che è bellissimo. Grazie. Cioè, ho fatto un po' di inquadrature in giro, da tempo che siete aperti? Allora, su Milano siamo aperti da quasi 2 anni, a giugno facciamo 2 anni. Noi principalmente siamo sulla zona Monza Brianza e su Milano appunto 2 anni che siamo aperti. 2 anni? Non vi conoscevo, porca miseria, se no ero già qua tutti i giorni a mangiare. Cosa che farò, raga, perché... Ti aspettiamo quando vuoi, sarà benvenuto. Allora, io non ho ancora assaggiato il panino in questione che andremo ad assaggiare, però ho assaggiato la tartare di sushi che si chiama sushi dell'amicizia, sì. Cioè, è una cosa favolosa, raga, strepitosa. E cioè, era proprio anche bello da vedere quelli fiori. Ho mangiato anche i fiori, raga. Certo, si mangia tutto. Si mangia tutto. E raccontami un po' la storia di come vi è venuto in mente i nomi dei panini. L'uniporco, cioè l'uniporco è l'unicorno. È il mio panino. Sono il panino, sì. Cioè, è il mio panino, raga, cioè non potete capire. Però oggi ne mangeremo un altro. Oggi mangeremo Grillo Cheeseburger. Grillo, sì. Cheeseburger. Che comunque il cheeseburger è il panino più famoso del mondo. Noi abbiamo voluto fare questa provocazione. Si chiama
Spirito Cheeseburger. La storia del locale nasce nel 2015 a Seregno, Muggio, poi Cantù, Villa Santa, Costa Masnaga, Milano e l'ultimo che abbiamo aperto su Como Tavernerio è un paio di mesi fa, è il settimo store della catena Panetrita. Favoloso, un sacco di posti. E voi fate anche degli eventi, ho visto. Sì, assolutamente. Noi adesso su Milano, da questo giovedì, abbiamo iniziato a fare anche la cena cantata, Lasciatemi Cantare, l'abbiamo soprannominata, quindi vi aspetto giovedì, ne approfitto. Certo, e abbiamo... quello che mi dicevi del maiale, invece del porco? Del Porco Day, facciamo la festa del mini porco, a settembre di solito la facciamo a fine estate, facciamo il Porco Day. Cioè non possiamo mancare amore, eh? Certo. Dobbiamo venire al Porco Day per forza, per forza. Sì. Però oggi? Oggi siamo qua per presentarvi il nostro panino, il Grillo Cheeseburger. Cioè ragazzi. Qua abbiamo già preparato un po' tutti gli ingredienti che vanno all'interno del panino, così lo vediamo live un po' come si sviluppa. Esatto. E vi spiego anche un po' le caratteristiche di questo panino. Allora, adesso ti riprendo io, così okay. Mi fai vedere da vicino questo panino con i grilli. Ma è l'hamburger, quindi farina di grillo, no? Sì, allora, spiegami. Sì, infatti c'è questa cosa qua che c'è un po' di confusione. Il pane è verde non per la farina di grillo, ma perché all'interno c'è l'alga spirulina. La farina di grillo è nella hamburger, chiamiamolo hamburger, ma è una polpetta a base vegetariana, fatta con fiocchi di patate, crema di cannellini e ceci. All'interno c'è la farina di grillo, c'è una percentuale sotto del 2%, perché ancora per adesso per legge non si può metterne di più. Ok, ma allora, scusa, che cos'è in sé la farina di grilli? La farina di grillo, cioè è il grillo tritato, scusa. È bravissima. Cioè, sono i grilli, quindi non è vegetariano il panino? No, assolutamente non è né vegetariano né vegano. Okay. È una cosa nuova, noi siamo i primi a farlo in Italia sicuramente, non so in Europa. Perfetto. Però è una cosa completamente nuova e non è vegetariano. Ok. Allora, il panino partiamo semplicemente. Me lo fai tu? Certo, bello, lo grazie. Faccio io. Abbiamo base del panino, quindi verde grazie alla spirulina. Gli mettiamo le nostre patate americane a stick come base, che danno un po' quella nota dolce. Ok. Ho una fame. Perfetto, poi dopo ci mettiamo hamburger con farina di grillo, perfetto, la scamorza affumicata, tac, ecco qua, il nostro cavolo rosso e poi dopo ci mettiamo la nostra ormai famosa salsa panetrita. E com'è questa salsa? Non si può dire, è segreto. La ricetta è segreta. Diciamo che è una base di salsa rosa e non di più. Ok. Buona. E poi andiamo a chiudere il nostro panino. Noi lo serviamo logicamente con le nostre patatine dipper. Ecco qua. E questo è il Grillo Cheeseburger. Fantastico. Prego. E adesso, raga, non ci resta che assaggiarlo. Direi tutto. Proprio di sì. Ok, assaggiamo finalmente questo famosissimo Grillo Cheeseburger. Assaggiamo, raga! Cioè, grilli, comandano i grilli. Buonissimo, top! Veramente super! Spettacolo! Ecco il panino uniporco! Yeah! Anche questo lo devo assaggiare assolutamente. Scrocco il panino a blatt. Spettacolo! Wow! Che figata, bellissimo! Wow! No, i glitter! No! No, vabbè! No, vabbè, sto male. Wow. Raga, ho rubato l'uniporco a Vlad. Anche questo è fantastico, è veramente buonissimo. Amore, assaggiamo questo tiramisù. Ringraziamo con questo tiramisù, assaggialo e dimmi subito com'è. Oh.
Buonissimo. C'è un'altra cosa molto importante da dire, che ci sono anche dei panini vegetariani per chi non vuole mangiare carne. Certo, assolutamente Katia, nel nostro menù abbiamo il fake burger, l'abbiamo chiamato fake così. Fake burger, fantastico. Sì, è di questa azienda americana, si chiama Beyond Meat, appunto questo hamburger vegetariano vegano, dove all'interno ha presentato questa proteina che dà un po' il senso sia di consistenza che di sapore della carne, quindi abbiamo anche questa proposta. Fantastico, ed è buono, l'hai mangiato? Molto buono, sì, l'ho mangiato. Quindi posso fare il compleanno qui e invitare tutti i miei amici vegetariani. Quindi ragazzi, se siete vegetariani o vi piace la carne, venite da Pane e Trita. E vi trovano dove? Allora, noi siamo in zona Porta Romana, via Ludovico Muratori, numero 27. Raga, fanno compleanni, fanno di tutto e di più. Siete aperti sempre? Sempre, 7 su 7. 7 su 7 e si mangia da Dio. Buonissimo, e i panini sono veramente splendidi, sia nel vederli sia nel mangiare, e anche particolari, cioè uniporco, raga. Cioè, uniporco con... esiste. Uniporco esiste, e esiste anche il panino con il grillo, che sì, è buonissimo, raga. Quindi vi consiglio di venire assolutamente da Pane Trita. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Io ti aspetto quando vuoi. Al mio compleanno. Ti aspetto, grazie. Ciao raga. Ciao.